soglia agli stati. Si è creato così un sistema per cui la moneta è un qualcosa che è emessa da una banca, normalmente una banca centrale, che viene prestata allo Stato. Ora qualcuno dice, l'obiezione che si fa sempre quando uno dice questa cosa, ma la Banca d'Italia che faceva la lira e la BCE che fa l'euro oggi sono statali? No, sono banche private. La Banca d'Italia è privata perché non è in mano allo Stato. La Banca d'Italia è controllata interamente da enti privati. Questo venne scoperto nel 2005 da Famiglia Cristiana, pensate, perché la composizione della Banca d'Italia era segreta fino al 2005.